Bentornati nel mio canale, oggi vi spiegherò come ricollocare il contachilometri. Come avete visto nel video precedente, che vi metto il link qui sopra, ho alzato il serbatoio e ho messo a posto tutti i cavi sotto il serbatoio. Avevo lasciato solo un filo scoperto, quello del contachilometri, proprio perché devo fare questo lavoro. Qui in descrizione del video troverete tutti i componenti che io ho acquistato per fare i lavori. Ci saranno le pedane, ci saranno le staffe del serbatoio, ci saranno la staffa del contachilometri con il clamp. Troverete tutti i link. Nella mia moto la modifica sarà questa, cioè metterò il contachilometri sul laterale, ma lascerò le luci di indicazione di direzione sul clamp della piastra, almeno così quando io metterò la freccia riesco a vederlo senza dover spostare lo sguardo nel basso. Volevo salutare il gruppo Sposter Italia con la BIN Simona Roberto, che ci ha fatto questa maglina veramente bellissima. Poi volevo sempre ringraziare i miei amici di Caffè Racing e Friends, che mi hanno offerto il cappellino e lo zainetto. Troverete il link anche di loro qui sotto in descrizione. E niente, andiamo a vedere come si fa questo lavoro, che è un lavoro molto delicato, forse anche di più di alzare il serbatoio, perché i cavi che sono presenti nel contachilometri sono tarati per una certa lunghezza e non si possono allungare. Si possono allungare solo i cavi che vanno all'indicatore di direzione. Adesso andremo a vedere come si fa e ci vediamo dopo. È un lavoro abbastanza difficile da fare, bisogna stare molto attenti, bisogna avere pazienza, però è un lavoro che si riesce a fare benissimo. Il lavoro che devo fare praticamente è allungare lo spinotto dove ci sono le spie dell'indicazione di direzione, in quanto avendo il contachilometri messo sul laterale, questo non arriva poi sulla clamp della piastra. E ho deciso di fare questo lavoro proprio perché volevo ottenere questo sulla piastra. In commercio ci sono in giro anche degli ricollocatori con gli indicatori e il contachilometri messo sul laterale, però non mi piace tanto, quindi volevo lasciare questo sul clamp. Una cosa molto importante è che questi fili qui intrecciati non vanno assolutamente toccati, perché se voi allungate questo sicuramente il contachilometri non funziona più, perché è tarato per questa lunghezza. Quindi noi dobbiamo lavorare su questi sei fili dove vanno l'indicatore di direzione. Quello che ci serve, prima di tutto, nastro isolante, comune nastro isolante, dei comuni cavi elettrici più piccoli possibili, una pinza spelafili, della calza copricavi. Questa la potete trovare in qualsiasi negozio di ricambi auto e moto. Regge a 150 gradi di temperatura, quindi potete metterlo anche vicino al motore e non si crea problemi. Naturalmente però prima, dopo aver fatto il lavoro, dovete proteggere anche con un nastro isolante, che è ancora più sicuro. E gli attacchi si fanno con questi, diciamo, guaine autorestringenti. Queste qui hanno la particolarità che hanno nel mezzo una goccia di stagno, nei laterali del mastice. Questo fa sì che fa l'effetto vulcanizzato, regge bene l'umidità, regge bene il calore. Potete farlo anche direttamente con lo stagno,
però è un lavoro un po' più lungo e ci vuole proprio manualità. Io l'ho fatto per altri lavori, ma questo è molto più semplice. Poi vi metto il link su in descrizione, così potete acquistarli se volete. Questo è il cavo dove va attaccato il cavo del contachilometri. Come vedete, ho già attaccato la staffa che va nella testata e il contachilometri. Qua sotto vedrete c'è l'attacco del contachilometri. Il cavetto passerà da qui e andrà tutto su fino ad arrivare al clamp dove ci sono gli indicatori di direzione, vedete? In questo modo sarà tutto suddiviso. Non vi sto a spiegare come si smonta perché comunque è semplice, ci sono delle viti, non è difficile smontarlo. Allora, prima prova, cosa che dobbiamo fare è incominciare a preparare i fili per l'attacco. Lo infiliamo dentro la pinza a misura, lo intrecciamo e così lo facciamo per tutti i fili, così sono già pronti per essere attaccati. Ecco qua pronti i fili già spellati e intrecciati. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare questo pezzo qui e faremo il primo attacco. Cercate di distribuirlo bene e trovare il punto preciso dove andare a tagliare. Come vedete c'è poco spazio, perché c'è questa guaina qui, bisogna stare molto attenti a dove andare a tagliare. Sarebbe meglio fare in questo modo, distenderli così, tutte e sei i fili. Ok. Non è facile farlo, però dobbiamo riuscirci. Ok, fatto così, facciamo il taglio. Cerchiamo di farlo un po' obliquo, almeno le giunte vengono un po' sfalsate, senza che diventi tutto un blocco unico. Ecco qua, adesso siamo pronti per fare gli attacchi. Intanto spelliamo anche questi fili qui. Usiamo sempre la pinza. Cerchiamo di essere più precisi possibile. E continuiamo a farlo per tutti gli altri fili. Ecco qua, fatto. Anche qui abbiamo spellato tutti e sei, scusate, cinque fili perché il sesto è qua, lo devo ancora fare. Intanto attacchiamo i cavetti che vi ho fatto vedere prima con le famose guaine autorestringenti. Ci serve un accendino. Dovete più possibile spiaccicare i fili perché entrino bene nelle guaine. Meglio sarebbe mettere questi più piccoli possibile per evitare che faccia troppo spessore tra un cavo e l'altro. Lo infiliamo il primo, lo facciamo arrivare più possibile nel mezzo dove c'è lo stagno, infiliamo l'altro,
che sarà un po' più difficile infilarlo perché è più piccolo. Cercando di far arrivare il puntino bianco dove c'è la plastica del filo. Ecco qua, fatto questo, lo scaldiamo. Aspettiamo un pochino. Ecco qua. E il lavoro è fatto. Continuiamo a farlo per tutti gli altri fili. Eccoci qua, ho fatto tutti gli attacchi, i primi 6, cioè, vedete? Adesso sono tutti ben attaccati. Una cosa che vi consiglio è comunque di distenderveli in maniera ordinata e gli fate una foto e vi spiego il perché. Gli facciamo una foto, vediamo un po' come sono collegati. Perché adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente cominciare a metterci un po' di nastro isolante per chiudere il tutto ed essere ancora più sicuri che non si stacchino. Non ci dovrebbero essere problemi, però meglio prevenire. Fatta la foto, incominciamo a chiudere tutti con il nastro a ricoprire i fili. Per sicurezza, dopo che ho ricoperto i fili con il nastro isolante, ci aggiungo ancora della guaina autorestringente per dare ancora più protezione al filo. Forse il mio è un po' esagerato, però io voglio essere tranquillo perché comunque il filo poi passerà vicino alle testate del motore e voglio essere tranquillo. Vedete, io sto mettendo la guaina autorestringente. Cerco di sovrammettere una sopra quell'altra. Ecco qua, adesso ho coperto tutto il filo con la guaina autorestringente, così è tutto bel sigillato. Sono arrivato fino a questo punto perché poi adesso dovrò trovare la misura giusta dove dovrò rifare l'attacco per i fili che ho staccato qui dal contachilometri. Ricordatevi anche che bisogna mettere anche la calza, perché anche se è elastica, però da qui non ci passa, quindi bisogna farla passare da qui. Mettiamo. Vuole un po' di pazienza per farla passare.
Ecco qua, la calza è messa. Adesso l'altra cosa da fare, devo prendere la misura su come montarla nella moto. Andiamo a vedere. Ecco qua. Allora, io devo trovare la misura del filo delle luci di indicazioni, degli indicatori che poi andranno a andare qua sotto dove c'è l'attacco del contachilometri. Quindi io dovrò trovare la misura che qui va da qua il più nascosto possibile, possibilmente, e lo farò passare su in questa parte qui dove c'è la staffa della piastra. Prendo lo spinotto, faccio passare intanto i fili qui sotto. Lo collego provvisoriamente, così vedo dove farlo passare. Allora, io lo farò passare anche da qui, così per giù va bene, farò passare da qui e lo farò andare in questo punto qua, così. Quindi io dovrò tagliarlo su per giù in questo punto qua. Prendo la misura, e andrò a fare il collegamento. Ecco qua, ora non ci resta altro che rifare gli altri 6 attacchi e collegarlo ai fili che avevo tagliato in precedenza, questo rosso e tutti questi qui. Vi ricordate che avevo fatto la foto in precedenza? Ecco, adesso attraverso quello io sarò in grado di ritrovare i fili giusti, perché non me li ricordo tutti, perché purtroppo i colori non sono proprio tutti uguali. Ok, vi faccio vedere dopo il lavoro finito. Ecco qua, adesso ci ho passato la calza coprifilo, mi rimane l'ultimo cavetto da attaccare, che è il rosso, che è quello unico che è collegato tra lo spinotto, il contachilometri e questo. Ok, poi si proverà a fare l'attacco. Ecco fatto, ho tutto attaccato i fili, adesso non c'è altro altro che andare a attaccare il cavo alla moto e vedere se funziona tutto. Ok, ho attaccato provvisoriamente per vedere se funziona tutto, vediamo un po', accendiamo il quadro. Le luci funzionano. Proviamo gli abbaglianti. Funzionano anche gli abbaglianti. Vediamo il computerino di bordo. Perfetto, funziona tutto, non ci resta altro che chiudere per bene tutto, rimettere il serbatoio e il lavoro è finito. Come vedete ho già montato tutto, qui ci sono gli indicatori di direzione, troverete le luci della folle, dell'olio e le frecce, il cavo. Eccolo qui, passo tutto qua,
e arriva in questo punto qua sotto. Il coperchio del contachilometro originale ho dovuto adattarlo perché non entrava nella staffa del contachilometri. L'ho tagliato e l'ho riavvitato con delle altre viti. Questo è il lavoro che va fatto, se no non è possibile applicarlo. Viene attaccata una vite qui sulla testata e una vite sull'altra parte della testata. È molto resistente, non si muove e la fattura è buona. Vi faccio vedere tutti i componenti che ho acquistato: la staffa della bobina e la staffa dell'assa serbatoio, prese da Marco Strippoli, che come vedrete nel link in descrizione. Questa qui da AliExpress, perché non l'ho trovata da nessun'altra parte, è veramente di buona fattura, sia questa che anche il clamp, veramente fatto molto bene. Il cupolino che ho creato da me copiando quello di American Wheels, è molto simile, cambia un po' la linea ma è molto simile a quello lì. La sella Mustang Seat, molto comoda, naturalmente non c'è da pretendere chissà cosa, perché comunque con gli ammortizzatori della Barley da 10 pollici e mezzo la comodità si riduce parecchio. Porta targa comprato su eBay, frecce della Rizoma Club S 3 in 1, le frecce della Iron Optics, molto belline anche queste, vi faccio vedere il funzionamento. Non si vedono, si vedono solo quando si accendono. Gli specchietti comprati su eBay, i soffietti. Qui per ora ho messo delle bende da pugile, ma è un lavoro provvisorio, dovrò fare un altro lavoro ulteriormente più in qua. Spero che il video vi sia piaciuto. La prossima volta monterò la borsa laterale con l'attacco rapido, fatta da una persona giù in Umbria che si chiama Buffalo Bill, e fa delle borse veramente spettacolari, personalizzabili al 100%. Lo vedrete quando mi arriverà e la monterò. Ciao!